Buongiorno amiche, benvenute sul mio canale. Oggi sono con la maglia lunga perché finalmente tira un po' di freschetto e io non aspettavo altro, mi sento proprio ricaricata. Allora, veniamo subito al tutorial di oggi. Allora, innanzitutto vedete che in realtà sono poggiata su un cuscino perché il tappetino su cui lavoro è occupato da una serie di cristalli indescrivibili. Sono tantissimi e toglierli sarebbe stato un casino, quindi al momento sono appoggiata qui sopra giusto per dare uno sfondo e poi appena recupero il tappetino, insomma, tornerà. Veniamo a noi, al nostro progetto di oggi, un altro bellissimo progetto di fili e forme che ringrazio come sempre per avermi dato l'opportunità di realizzarlo. Useremo nuovamente il sorrento, il cipria satinato che vi ho fatto vedere nello scorso tutorial perché è davvero bello, me ne sono innamorata. È il 99096, come vedete è favoloso, è veramente bello, io vi consiglio assolutamente di prenderlo. E come oramai sapete, il sorrento è un filato in lamera, ha uno spessore di 0,7 mm. E lo potete utilizzare per i vostri lavori da realizzare ad uncinetto, a macramè e chiacchierino ad ago. Cosa facciamo? Poi vi dirò tutti i dettagli al termine della lavorazione. Allora, in questo progetto vanno inserite 380 perline. Avete capito bene? 380 perline, che sembrano poi tantissime, ma in realtà sono indicativamente un 3 fili e mezzo di cristalli, insomma un po' 3 e mezzo, 4. Poi potete comunque, il bello di questa lavorazione è anche fare un mix di misure e di colori. Verrà un bellissimo torciglione e appunto io utilizzerò anche delle perle che, scusate, mi strozzo. Delle perle che comunque, se non sono già sul sito, verranno messe prestissimo. Le trovate da Fili e Forme, sicuramente le troverete nelle prossime, fiere. E questi bellissimi colori, nuovi nuovi, alcuni sono proprio nuovi. Guardate che meraviglia, luccicosissima. Adesso aprirò, mischierò e metterò 380 perline, non prima di aver, come facciamo sempre, vi mostro, preso la nostra colla Lattac, che oramai ci è amica, ed aver bagnato, ecco qui, la punta con un paio, se lo faccio vedere vi è meglio, con un paio di pennellate. Aspettiamo che asciughi, tagliamo la punta e cominciamo ad inserire tutte le perline belle. Io quindi vi lascio e ci rivediamo tra un attimo. Allora, sono tornata con questo bellissimo serpentone tutto colorato. Devo dire che veramente è meraviglioso, sono colori stupendi. Spero che rendano perché magari con lo sfondo giallo non è il massimo. Sono veramente bellissimi. Alla fine ci si mette, vi dico, meno di 10 minuti, insomma, per inserire 380 cristalli. Io cosa ho fatto? Ve lo dico, se può essere d'aiuto. Ho scritto male, tipo 10, 20, 30, 40, 50, insomma fino a 100, e ogni volta che inserivo 10 cristalli mi mettevo una X. Altri 10 la mettevo su 20 e via discorrendo. Ovviamente ripetuto 3 volte perché sono 380 e poi l'ultima volta, quindi la quarta volta, ho eliminato proprio, ho sbarrato il numero e insomma è stato facile contare molto più di quel che pensavo. Adesso ci prendiamo il nostro morbidoso da 1,25. Eccolo qui. L'esecuzione è facilissima, vi dico che è facile, è lunghetta ma è molto semplice. Cosa andiamo a fare? Come sempre, filo corto verso di noi, filo lungo dall'altra parte. Ci lasciamo sempre un po' di filo, poi vediamo se ci vogliamo mettere una chiusura, un bottone, vedremo al termine. Inserisco l'uncinetto
sotto al dito, tra il dito e il filo, faccio un giro, mi mantengo intanto con il dito il cappietto che si è formato, prendo il filo sotto al dito, sul dito e lo faccio passare attraverso il cappietto e ho fatto una prima catenella. Allora, facciamo filo corto verso di noi, filo lungo dall'altra parte, inseriamo l'uncinetto tra il dito e il filo, facciamo un giro, con il dito fermiamo il cappietto che abbiamo fatto e con il filo passiamo attraverso questo cappietto e avremo fatto la prima delle catenelle. Dopodiché cominciamo ad inserire i cristalli uno alla volta, un cristallo, una catenella. Un cristallo, una catenella. Mi raccomando, quando fate questa lavorazione, onde evitare il lavoro a zigzag bruttissimo, allunghiamo il cappietto fin oltre l'altezza del cristallo, quindi morbide, e facciamo poi una successiva catenella. Quindi anche qui che abbiamo il cristallo più grande, andiamo sopra al cristallo, facciamo passare il filo e lo chiudiamo una catenella e continuiamo così per tutti i cristalli. La collana sarà lunga, quindi praticamente poi ci andremo a chiudere qui nella prima catenella che abbiamo fatto. Io proseguo, vado avanti, il lavoro sarà lungo, ma relativamente lungo, ma comunque molto facile, però l'effetto poi finale con la lavorazione che vi farò vedere quando tornerò sarà veramente molto bello. A fra poco. Allora, eccomi tornata, ho inserito quasi tutti i cristalli, ne mancano due. Ecco qui una catenella e inserisco il numero 380 di tutti i cristalli. È stato un bel lavoro, però devo dire scorrevole perché poi alla fine ecco, sono appunto catenelle, tutte catenelle di cui una con il cristallo e una senza. Adesso cosa facciamo? Ci facciamo un attimo una catenella al volo per dare spazio di manovra. E andiamo al contrario, quindi ci mettiamo tutti i cristalli dal lato della pancia e vi ricordo che quando lavorate ovviamente dovete avere la pancia dei cristalli sotto, quindi sul dito, in modo tale che vi verranno tutti dallo stesso lato, quindi il lavoro sarà fatto in un certo modo, come vi ho fatto vedere spesso in altri tutorial. Adesso il lavoro quale sarà? Semplicissimo, ma il risultato è molto carino, quello di andare a fare una maglia bassa dentro ogni catenella che noi abbiamo lasciato vuota. Quindi noi prima abbiamo fatto, aspettate, qui non ho fatto la maglia, ecco qua, mi sono resa conto adesso. Pardon. Mi sono distratta come ho acceso la telecamera, quindi ho fatto incorporato il cristallo, una catenella vuota, un cristallo, una catenella vuota, un cristallo. Faccio una catenella, mi vado a girare il lavoro e mi vado a fare, come vi dicevo poc'anzi, una maglia bassa dentro ogni catenella vuota che abbiamo fatto in tutto il giro precedente. Quindi basterà andare ad inserire il nostro uncinetto nella catenella che si vede benissimo perché è vuota e lo spazio che c'è tra un cristallo e l'altro. Quindi poi vi aggiusterete voi tranquillamente. Basta anche tenerlo così come vedete, inserire l'uncinetto e andare a chiudere. Quindi man mano, senza fare una catenella tra una maglia bassa e l'altra. Il bello sarà proprio questo, che avendo meno maglie rispetto a quelle del giro precedente, cosa succederà? Succederà che il lavoro comincerà a fare un piccolo torciglione. Adesso vado avanti e magari ve lo faccio vedere meglio. E questa sarà una simpaticissima collana, devo dire, co come vedete poi da lavorazioni molto semplici vengono fuori delle cose molto carine. Ribadisco un bellissimo progetto di fili e forme, firmato fili e forme. Vediamo, è un torchon, diciamo, leggero.
non è di quelli tipo come quelli che abbiamo fatto con la collana tempo addietro. Verrà un torchon più leggero. Aspettate che srotolo il filo. Sto cuscino non si può vedere, è uno di quei cuscini che tengo nascosti in camera. Ecco, vedete, non so se si vede bene perché ovviamente la telecamera è al contrario, mi guarda dall'alto, però si sta formando questo torchon che ovviamente cosa possiamo fare? Possiamo fare anche dei bellissimi orecchini. Un pezzetto piccolo, bastano una quindicina di cristalli e viene un bellissimo orecchino. Poi magari lo faccio e vi posto le foto. Quindi semplicemente si va avanti, si continua, in realtà si torna indietro dopo che abbiamo fatto appunto tutte le catenelle, inserito tutti i cristalli, torniamo indietro nella lavorazione facendo una maglia bassa dentro ogni catenella vuota che abbiamo fatto nel giro precedente. Più facile di così non si può. Il risultato è veramente molto bello. Io vado avanti, ovviamente vi risparmio tutta la di guardare tutto il lavoro che sarebbe un po' troppo lunghetto, e ci rivediamo direttamente quando sono arrivata al termine. Quindi a fra pochissimo. Grazie. Allora, eccomi qui, sono quasi giunta al termine, quindi vi ricordo 380 cristalli che inseriamo nel nostro sorrento. Dopodiché andremo a fare tutte catenelle, ma una catenella sarà vuota e in una incorporeremo il cristallo. Dopodiché i cristalli così come li abbiamo messi. Dopodiché, quando siamo arrivati al termine dell'inserimento, facciamo una catenella e torniamo indietro lavorando una maglia bassa dentro le catenelle vuote che abbiamo fatto nel giro precedente. La cosa vi verrà con molta facilità, tranne qui che ho saltato, si vede che ho saltato. E vabbè, inseriamo dove c'è il cristallo, ok. E vedrete che durante la lavorazione sarà veramente facile individuare la catenella vuota. Inserite l'uncinetto. Aspettate, che il torchon sta facendo il suo lavoro. Ecco qua. Le ultime parole famose. È che sto guardando tre cose insieme. Chiudiamo e facciamo la maglia bassa. Andiamo sulla catenella successiva, inseriamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassa. Andiamo su quella dopo, io oramai qui sono arrivata al termine e facciamo una maglia bassa. Ho preso male il filo, ecco qua. Dopodiché, giunta una volta a questo punto, dobbiamo semplicemente ricongiungere le due parti per chiudere la collana, che come vedete ha tutta questa lavorazione, che poi anche quando è dritta rimane in questa maniera perché è dovuta proprio alla lavorazione che abbiamo fatto. Quindi ci mettiamo, io mi vado a mettere proprio, vi dico la verità, nel primo cristallo che ho inserito. Mi faccio un paio di maglie basse per darmi sostegno. Dopodiché prendo la collana, la parte iniziale della collana, mi vado a cercare il primo cristallo, poi potete inserirlo tra il cristallo e il filo, potete inserirlo tra, diciamo, nelle maglie che trovate, nella lavorazione precedente. In questo caso io la vado ad inserire qui perché mi dà, vedete, mi dà più sostegno. Quindi prendo, chiudo con una maglia bassissima, di nuovo prendo e mi richiudo, ma faccio anche una maglia bassa, tanto qua non se ne accorge nessuno che c'è
magari una maglia bassissima e vado a tagliare il filo. Dopodiché qui avrò anche il filo dell'inizio. Posso anche chiuderli insieme oppure faccio dei nodi a parte. Chiudiamo il lavoro come facciamo abitualmente. Quindi nodini ben stretti, eventualmente una puntina di colla ed il gioco è fatto. Faccio anche di qua. Mi vado ad inserire tra una maglia e l'altra. Mi faccio un altro nodo. Qui diciamo è più facile muoversi perché essendo una collana che poi ha spessore dietro, quindi possiamo tranquillamente fare più nodi. Ecco qui la collana è pronta. Devo dire che la lavorazione è molto molto carina. Abbiamo una collana diciamo sostenuta. Sta arrivando il sole, mi sposto. Praticamente fa un lavoro di In video non si vede, ma è tutta attorcinata e quindi quando la indossiamo praticamente questo tipo di lavoro rimane, non si allunga più di tanto. Quindi diventa una collana a doppio giro tranquillamente, o un giro unico, me la sto provando, o a doppio giro, sì, fantastica, mi piace un casino. Vi verrà lunga, ve lo dico subito, la misuro. Aspettate, allora viene una settantina di centimetri a doppio, quindi in totale 70. Se ovviamente l'aprite sarà 1,40 m all'incirca, poi a seconda della mano, dell'uncinetto che usate può variare. Io proverò a fare anche un paio di orecchini perché mi sono avanzati un po' di cristallini che avevo aperto prima e provo a fare un paio di orecchini, vediamo cosa ci esce. Torno fra poco. Allora, ecco qui anche gli orecchini, carinissimi, mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto. Ripeto, in video non si vede l'effetto, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Ho usato queste bellissime monachelle che ha filiforme sul sito e il fiorellino sotto tutto petaloso. Termine azzeccato stavolta. Semplicemente ho fatto un mini torchon, solo che non l'ho chiuso come la collana. Quindi quando sono arrivata al termine ho chiuso normalmente, dopodiché ho attaccato la monachina sopra e con un anellino ovviamente il fiorellino petaloso. Ed ecco qui un paio di orecchini. Quindi anche quando noi realizziamo qualcosa, qualche tutorial, pensate sempre in grande, cioè può diventare un bracciale quello che stiamo facendo, può diventare un paio di orecchini. La risposta spesso e volentieri è sì, quindi qui una parte è diventata orecchini, potreste fare un bellissimo bracciale, magari anche multigiro. Direi che fa una bellissima figura, tranne io con le mie mani cicciose. E quindi, insomma, veramente diamo spazio alla fantasia. Io, come sempre, ringrazio Filiforme che mi ha dato la possibilità di fare il tutorial di questa collana, che è un progetto appunto di Filiforme, e ovviamente ringrazio voi che come sempre siete preziosissime, che mi seguite e mi volete bene. Io vi abbraccio, un bacio e ciao!